Ed eccoci qui, appassionati di cucina, nuova puntata anche oggi, come già anticipato, insieme al nostro chef Alessandro De Antonis, direttamente da Cipria di Mare a Martinsicuro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, nuova ricetta, protagonista il tonno, sì. Un bel pezzo di tonno, cuore di tonno. Sì, faremo una ricetta molto rapida, molto estiva, molto veloce, sì, e anche molto divertente. Sì. Quindi scotteremo il tonno, abbiamo preparato due fette di melone che lavoriamo con un carpaccio, anzi, facciamo già un primo procedimento, abbiamo, sì, il nostro melone. Quindi gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono, allora, delle fettine di carpaccio di melone, sì, poi dei tranci di tonno, sì, e un po' di soia. Un po' di soia. Io mi sono preparato un po' di riso venere soffiato e un olio al timo, che è questo. Dai. Un olio aromatizzato. Poi il melone è frutto di stagione, dobbiamo utilizzarlo proprio in questo periodo perché insomma, sì, lo ricordiamo sempre. Poi la stagionalità. La pelle, esatto. Vitamina E. Ma tu hai notato, Alessandro, come madre natura ci dà sempre attraverso le stagioni ciò di cui abbiamo bisogno? Soprattutto in Italia. Cioè la cucina italiana è così ricca perché noi abbiamo in realtà le quattro stagioni. Sì, e siamo fortunati. Poi, sì, abbiamo un territorio molto diverso. Cioè voi pensate alla Sicilia, alla Val d'Aosta. Sì, guardate che forbici di prodotti possiamo avere e di clima, quindi. E sottolineo, in Abruzzo specialmente abbiamo una grande biodiversità. Siamo al centro, Perché siamo al centro, perché abbiamo veramente una distanza brevissima tra mare e montagna, colline verdi, insomma tanti prodotti meravigliosi, eccezionali, che noi utilizziamo quotidianamente nelle nostre ricette grazie alle capacità incredibili dei nostri chef che hanno alzato il livello della cucina abruzzese in una maniera incredibile. Allora, prima operazione, Alessandro. Stesso discorso di sempre, la padella sempre molto calda, quando si fanno le scottature dobbiamo fare crosta sul tonno. La, sì, temperatura e il tempo giocano un ruolo determinante. Sì. Perché è un attimo che si cucina troppo, quindi il momento in cui diventa. Esatto, esatto. Cotto, infatti, al cuore. È difficile, è vero, poi da è masticare. Vero. Infatti proprio questo volevo dire, che la cottura del tonno non è una cosa per niente scontata, perché il tonno se è troppo cotto diventa stoppaccioso. Quindi insomma, mangiarlo quando lo si mangia crudo è sempre una garanzia, perché comunque è buonissimo. Però scottato e scottarlo al punto giusto non è, sì, cosa molto facile. Comunque ricordiamo che anche quando si scotta, i prodotti scottati vanno comunque abbattuti. Abbattuti sempre, se non bravissimo. Arriviamo a cottura al cuore. Bravissimo. Ci possono essere problemi. Bravissimo, infatti noi lo diciamo sempre, tutti i prodotti che si mangiano crudi devono essere rigorosamente abbattuti, sempre. E hai fatto benissimo a ricordarlo, perché, sì, perché tante volte si dà per scontato. No, ma anche scottato, diceva, è cotto. No, non è, no, cotto. No, non è cotto. Non è totalmente cotto. Esatto, esatto, e quindi non abbiamo fatto di niente. Di conseguenza no, è il vero. Caso di non rischiare, insomma. È vero, assolutamente sì. Allora, l'olio fuma. L'olio fuma. Il tonno sta prendendo il caffè, possiamo partire. Allora, vedi? Sì. Vai. Vai. Ci mettiamo in favore di camera. Ed eccolo qui il suono rock che ci piace. Sì. Allora, in questo caso, volendo si potrebbe fare una tataki classica, quindi girando tutto il pezzo. Ok. Non è tagliato molto alto, di conseguenza lo scotteremo solo da un lato, anche per creare un bicromatismo. Ok. Quindi è anche bello, okay, poi da vedere. Quindi lo teniamo solo da un lato, questo ci aiuta anche a non fare il famoso danno di prima. Ok. È più facile regolare la cottura con questa, okay, tecnica. Ok, quindi avremo praticamente, e poi andremo anche a sperimentare anche al palato due cotture diverse, due consistenze, perché, sì, andremo ad assaggiare la crosticina e anche la parte più morbida, che è quella che rimane leggermente più cruda. Quindi, insomma, io ho spento già. Hai già spento, quindi veramente, sì, sì, operazione. No, però lo teniamo adesso, continuerà lentamente, ci rimane in caldo. Ok. E abbiamo tutto il tempo per preparare il piatto. Che facciamo adesso, Alessandro? Allora, adesso prepariamo il fondo del piatto. Sì. Allora, andiamo a appoggiare il nostro melone che abbiamo condito prima. Ma sai che mi intriga questo abbinamento del melone col timo? Con l'olio al timo? Sì, va benissimo. Il timo si presta moltissimo a questo genere di accoppiate. Ah, io mi fido. Dopo assaggerai. Non metto in dubbio le tue grandi capacità, perché sei veramente molto molto bravo e molto creativo il nostro chef, davvero. Creativo ma semplice, e non è facile, perché allora, insomma, la creatività è sempre associata a qualcosa di un po' più complicato, invece non è così. Salsa di soia, giusto? Sì, non abbiamo messo il sale. Beh, ricordiamo, perché vabbè, oramai credo che tutti voi conoscano la salsa di soia.
per chi non la conosce, è molto 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 saporita, salata, sì, molto sì, salata. Sì, una carica salina importante. Importante, quindi se utilizziamo la salsa di soia evitiamo di aggiungere altro sale di qualsiasi genere, perché no, insomma... poi magari lo mettiamo sopra qualche... E cos'è questo, Alessandro? È una riduzione di vino. Ah! A me piace un sacco. Sì, ti ho visto utilizzarla spesso nei tuoi piatti. Beh sì, oddio, poi dipende dalle situazioni, no? Dove è richiesto. Certo. Però, insomma, il Montepulciano per me è un po' come il rosario, te lo devi portare sempre. Ok. Allora, poggiamo il tonno. Quindi la parte della crosta la andiamo a mettere... Io sì, mi piace vedere il colore vivo, però okay. Nessuno vede il contrario. E adesso questa chicca che stai utilizzando adesso quanto mi piace. Sì, eh. Il sale Maldon, croccante. Qualche fiocchettino, sì. Anche sul melone. Sì. E andiamo a chiudere con un pochettino. Con la nota croccante, sì. Che già è data dal sale Maldon, però qui andiamo a... Sì, è un riso venere soffiato. Ad incrementarla con questo riso venere soffiato. Posso chiederti come si fa? Ci vuole parecchio tempo, perché bisogna scuocere il riso venere, che già per cucinarlo è lungo. Ah, quindi non cuocere, scuocere, non avete capito male. Cioè, deve essere cotto. Morbido, sì, ben asciutto, poi lo stendiamo su una teglia. E lo mettiamo ad asciugare a 70 gradi per almeno 12 ore. 12 ore. Dopodiché si può friggere, si prendono questi pezzi di riso. Ah, va fritto quindi? Sì, la soffiatura avviene nell'olio a 170 gradi. E questo si può fare anche con un riso normale o solamente con il riso venere? Sì, si può fare anche con un riso normale. E si ottiene il classico riso soffiato. Esattamente. Che poi veramente il riso venere non è un prodotto facile da utilizzare nelle ricette, perché come diceva il nostro chef Alessandro, ha queste cotture così lunghe che veramente... Lunghe e poi è difficile da abbinare, perché sì, infatti. Ha una masticabilità particolare. Sì, e è anche vero. È difficile poi aromatizzarlo. Ah, addirittura, perché assorbe poco. Assorbe poco, prende sempre poco dall'esterno, infatti cucina in maniera lunghissima, a fatica a osmotizzare tutto quello che è attorno. Senti Alessandro, ma questo piatto è in menù qui a Martin Sicuro? No, questo è un piatto fatto apposta per voi. Ah, l'hai pensato appositamente per noi? Sì, è un piatto estemporaneo. Col tonno facciamo un piatto che è molto bello, molto importante, un piatto di quest'anno che è un tonno, si chiama tonno tenero e tanto fumo. Non Dai. Ti dico nulla, devi venire a assaggiarlo. Basta. Promesso, però allora quindi posso dire che questo tonno fa parte del menù della nostra trasmissione, sì, del menù di Chef in Cucina, sì, piatto voi. Dedicato a noi. Grazie Alessandro. Prego, è sempre un piacere. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. Vi aspetto sempre su Rete 8 tutti i giorni con Chef in Cucina. A domani. Thank you.